con Nuova Economia in Montagna, diciamo che quello che immaginiamo è un modo diverso di fare economia in montagna, che in qualche modo possa riprendere alcuni aspetti del passato, ma d'altra parte provi a immaginare un futuro diverso. Nuova perché sostanzialmente si rifà anche a una linea teorica che unisce l'economia etica, l'economia solidale, l'economia civile, quindi a quegli approcci dell'economia che fanno attenzione alle conseguenze non economico dell'agire economico. È una consapevolezza che permette all'attore economico di agire in maniera più consapevole rispetto a quello che è il suo prossimo, quindi la sua comunità, rispetto a quello che è il suo ambiente, quindi diciamo la tutela di quella che è poi la sua prima risorsa dal punto di vista identitario e di materie prime, di risorse, di cultura, di manodopera. Nemo come associazione nasce il 13 agosto del 2019, come progetto nasce prima, circa un anno e mezzo prima, perché è un'idea di progetto che è stata sostenuta dalla Fondazione Finanza Etica insieme al Collegio Carlo Alberto di Torino. Nasce dall'idea di riuscire a mettere in relazione quelle che sono le reti economiche di un territorio con le opportunità sociali e culturali che lo stesso esprime. Cercare di combinare anche una vita in montagna, vivendo su questi territori, con uno sguardo anche più ampio, uno sguardo che vada al di là della singola valle in cui vivo e che provi a guardare anche in una prospettiva un po' più sistemica il nostro modello economico, il nostro modello di vita e le nostre scelte. Per poi passare a livello concreto su in che modo si declina questo modo di agire, possiamo pensare un po' al modello Innovare, che ha un po' l'obiettivo di favorire il ripopolamento delle zone montane e di andare un po' incontro anche a una domanda di montagna. Parte un po' dal presupposto e dall'idea di analizzare un dato contesto territoriale, una valle, interagendo con le persone che di nuovo ci vivono e ci lavorano, far emergere un po' quelle che sono necessità, bisogni, desideri in comune, collaborando insieme appunto alle persone che ci vivono, e poi in base a quello che emerge lanciare un po' una proposta, una chiamata al di fuori a persone che in qualche modo potrebbero avere idee, progetti da proporre che rispondano un po' a queste necessità, bisogni e desideri che sono emersi. In questo modo è un po' un tentativo di facilitare l'incontro e il mutuo aiuto tra realtà che potrebbero beneficiarne le une con le altre. Un altro degli aspetti che stiamo affrontando è il tipo di relazione che si sta creando tra degli ambiti, diciamo, legati alla ricerca tradizionale, quindi alle università, con i luoghi. Ci piace trovare l'opportunità di fare incontrare il maestro di valle che nella sua semplicità ha da insegnare a un docente. Quindi la possibilità di dare sfogo alle potenzialità dei giovani che vivono e nascono in montagna e che non per forza, perché vivono in montagna, devono trovarsi a fare solo i pastori o gli agricoltori, ma creare quelle condizioni di infrastruttura che permetta a un luogo qualsiasi di realizzare propriamente quelli che sono i dettami dell'articolo 3 della Costituzione, dove ognuno dovrebbe essere in grado di esprimere quelle che sono le sue potenzialità. E Nuova Economia in Montagna vuole creare questa infrastruttura a partire dalle competenze migliori che ci sono nei centri di ricerca, per in qualche maniera farle incontrare con le competenze migliori che sono poi i giovani che vivono questi contesti.
Per me l'Italia che cambia è tutta quella serie di realtà e di persone, soprattutto, che decidono di prendere sul serio la possibilità di fare qualcosa di diverso nella vita nel momento in cui non sono soddisfatte. Per me l'Italia che cambia è l'Italia che fa la differenza, che esorda quelle che sono le polemiche, è l'Italia che ha un sogno nel cassetto e che lo sta tirando fuori, ed è l'Italia che si guarda intorno e che però non sta con le mani in mano. Quest'Italia che cambia.